sera, tre punti, Mario Colombo di centro, tre punti fondamentali per continuare questa rincorsa nei confronti del Catanzaro del Cotone. Questo Pescara ci crede in questo primo posto? Più che rincorsa mi piacerebbe chiamarla continuare la nostra corsa, perché noi guardiamo, io quando si dice non guardiamo la classifica, noi sappiamo dove siamo, sappiamo le distanze. La realtà è che non dobbiamo focalizzarci e sbattere la testa su questa classifica, che siamo a un terzo, nemmeno ad un terzo del campionato. Quindi oggi era uno step importante, venire qui contro una squadra che ha mostrato una forza di reazione importante e è partita con grande intensità, e metterci sotto dopo pochi minuti, credo che se tu non sei strutturato fisicamente, mentalmente e tecnicamente, non esci bene da un campo e contro una formazione del genere. Quindi è stato uno step importante per una direzione, quella di andare ad essere una grandissima squadra. Oggi credo che noi siamo una buonissima squadra. Le grandi squadre vincono spesso questo tipo di partite dove a volte anche l'avversario ti mette in difficoltà e rischi magari di andare sotto, e ci vuole una grande forza di reazione, ma grande sangue freddo. Ma onestamente ho pensato che innanzitutto a livello di sistema, forse per come era stata costruita inizialmente, potesse ritornare ad un 4-3-3, dove ci sono giocatori che possono mettere in difficoltà non il Pescara, chiunque in questa categoria, perché gli esterni offensivi, da Bentivegna a Silipo quando entra, insomma, sono giocatori che negli uno contro uno ti possono creare dei presupposti pericolosi. In più credo che il lavoro della punta ha creato inizialmente delle difficoltà. Quello che non mi aspettavo, diciamo, è stato un centrocampo quasi più reattivo che fisico, magari l'esclusione di Altobelli, che ha praticamente sempre giocato, per gente un po' più dinamica come Scaccabarozzi, che a volte fa la spola fra dentro e fuori, ci ha messo in difficoltà a livello di intensità, e noi siamo credo partiti male e andati in difficoltà proprio lì dentro, cioè in mezzo al campo, dove abbiamo sofferto questa aggressività, questa riconquista delle seconde palle, anche se poi onestamente dopo il gol, sotto il profilo dello sviluppo, noi siamo stati pericolosi quanto lo poteva essere la Juve Stabia, però non eravamo incisivi nella riconquista della palla a metà campo, forse perché anche portavamo un buon numero di giocatori per la fase offensiva e spaccavamo un attimo la squadra con la linea difensiva non sempre ben coperta dai centrocampisti, e questo favoriva sulla riconquista le transizioni della Juve Stabia. Nel secondo tempo abbiamo messo un po' più di fisicità e abbiamo chiesto di stare un po' più compatti, e questo ci ha favorito, anche se poi magari l'intensità è normale che scemi un pochettino da entrambe le parti, e siamo venuti fuori magari un po' più noi con giocatori di esperienza. Ma che ci voleva? Sicuramente uno spirito diverso in termini di aggressività nella zona nevralgica del campo, e poi comunque di continuare ad avere la pazienza ma un equilibrio diverso, perché potevamo gestire palla, muoverla con la giusta pazienza e con la giusta velocità nel muovere la palla da un lato all'altro, ma senza forzare eccessivamente le giocate. L'importante era essere messi bene qualora si perdesse il possesso, quindi era lì. E poi sicuramente ho sottolineato il fatto che non ti possono capitare mille palle gol, e noi siamo arrivati per esempio sul fondo vicino alla porta nel primo tempo in due occasioni, e lì ci voleva una maggior qualità nella rifinitura per poter servire un giocatore che si è staccato dalla linea difensiva. Quindi noi normalmente creiamo diversi presupposti che poi purtroppo magari non vengono conteggiati perché si sbaglia un passaggio, ma questo credo che valga per tutte le squadre. Quindi è chiaro che io sottolineo i difetti a volte della mia squadra e cerco di migliorarli. Alla fine noi abbiamo sul tabellino dei marcatori i nostri due attaccanti, quindi ci può stare questa, però credo che
sia ingeneroso, insomma, per tutti, perché è stata una partita combattuta, non è stata una partita dominata da una squadra o dall'altra. È stata una partita anche aperta, probabilmente, ecco, un altro secondo me punto su cui ragionare, il fatto che magari ci sono delle squadre che vengono o vanno in trasferta o comunque come atteggiamento un po' più compatte e lavorano di ripartenza. Noi per mentalità, visto che vogliamo effettuare un calcio offensivo, ogni tanto concediamo le ripartenze agli avversari, e così probabilmente anche la Juve Stabia. Quindi io ho visto una partita aperta e ho temuto di vincerla, sì, quindi, ma anche di poterla perdere o di pareggiarla alla fine, perché credo che le due squadre non abbiano lesinato nessun tipo di sforzo per poter raggiungere il proprio risultato. A me dispiace, insomma, anche per sentire la contestazione da parte dei tifosi. Credo che la Juve Stabia di oggi abbia motivi per guardare al futuro con un po' di serenità. Chiaro che non può averla, però è stata un'avversaria dura, ne abbiamo avuto la meglio perché probabilmente a livello globale abbiamo più qualità in rosa, e quindi quando hai la possibilità magari di fare dei cambi e questi innalzano o mantengono invariata la qualità rispetto a chi è uscito, sicuramente sei avvantaggiato su chi magari o deve fare minutaggio o non ha una rosa così ampia. E se personalmente faccio i complimenti per l'analisi che lei ha detto, non è da tutti che parlare così, però adesso si sta pensando che un po' la bestia di questa investante, 3 partite, 3 vittorie, l'anno scorso con Monopoli e oggi con Pescara. Temevo una cosa, perché vi dico, l'anno scorso la Juve Stabia era quella che mi risollevava, nel senso che venivamo sempre da 3 sconfitte consecutive e quindi insomma iniziavo a vedere i sorci verdi, no? Perché si sa nel calcio. Questa volta dicevo veniamo da una serie utile di consecutive, stai a vedere che quando ho preso gol ho detto ecco, invece poi mi dispiace, ma ognuno fa per sé, ok? Posto? Grazie.